Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua sul canale. Oggi, dopo aver parlato non mi ricordo se ieri o l'altro ieri di questo microfono, dipende da quando è uscito il video, oggi torniamo a parlare di Formula 1 e c'è molto da dire, quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e iniziamo perché ci sono tante notizie in ballo. Intro, iniziamo. Prima notizia di oggi, andiamo a parlare delle frasi, più che della decisione, delle frasi di Stefano Domenicali, CEO del brand Formula 1, che si è detto disposto, o meglio, si è detto favorevole alla riduzione drastica delle prove libere. Prendendo le parole esatte del CEO della Formula 1, ci troviamo a sentirci dire che le vorrebbe limitare al minimo poiché interessano solo agli ingegneri e per niente ai telespettatori. Partendo dal presupposto che queste frasi sono già abbastanza discutibili di per sé. Perché sì, probabilmente per quelli che potremmo definire gli spettatori alla Drive to Survive, quelli che vogliono vedere lo spettacolo estremo in pista, solo la gara in sé, gara magari sprinta, è ovvio che queste prove libere non interessano e hanno un flusso di spettatori minore rispetto alla gara. Però per i fan più appassionati, già le prove libere sono un momento molto interessante. Io sono uno di quelli che certo non si guarda quelle alle 3 di notte in Australia, però quando ho l'occasione me le guardo più che volentieri. Parlare di togliere le prove libere perché non garantiscono spettacolo è una frase già di per sé senza senso. Poi aggiungere che interessano solo agli ingegneri, direi che è ovvio che per gli ingegneri sono molto importanti. Se vogliamo vedere monoposto veloci, estremamente performanti, le prove libere servono per testare componenti e setup. Ovviamente andrebbe anche considerato che non stiamo parlando di un monomarca, non stiamo parlando delle formule minori, stiamo parlando di Formula 1, quindi avere le monoposto il più performanti possibili è un punto fondamentale. Da questo discorso voglio collegarmi direttamente in breve alla questione spettacolo che sta facendo molto discutere ultimamente. Se ne è tornato a parlare anche in vista di Baku, quando ci sarà questo nuovo format, di cui parleremo nei prossimi giorni, sto cercando di aumentare i video in questo periodo, quindi mi raccomando iscrivetevi. Dicevo, parlando di questa cosa dello spettacolo, la situazione sta un po' sfuggendo di mano. E non parlo solamente del GP d'Australia, con tutta la questione delle bandiere rosse, date per fare spettacolo alle ripartenze, con incidenti che ne sono seguiti, l'abolizione delle termocoperte, che sì, per la sostenibilità, ma ovviamente dà un maggiore spettacolo perché wow, il pilota su gomma fredda che tirava lungo alla prima curva renderà la gara ancora più imprevedibile di quanto già non lo sia. Ovviamente sono ironico, sarà una questione discutibilissima togliere le termocoperte, perché sì, renderà più difficile l'ingresso in pista, ma secondo me è un pericolo inutile, quanto realmente consumano. Chiusa brevemente questa questione prove libere, e anche se sullo spettacolo ci sarà molto da dire da qua nei prossimi mesi, andiamo a parlare di qualche altra notizia, lasciandoci alle spalle appunto questo problema, parlando di Aston Martin che potrebbe puntare ulteriormente a migliorarsi, ad accrescere la propria posizione di forza con l'accordo con Honda. Infatti Honda è l'unico motorista che nel 2026 entrerà in Formula 1 ma non ha ancora un accordo con nessun team, ricordando che Red Bull passerà a Ford. Quindi per Aston Martin sarebbe un'occasione molto interessante. Vedendo la competitività della macchina di quest'anno, avere un motore esterno prodotto appunto da Honda e non dipendere più da Mercedes potrebbe permettere davvero forse quel salto per puntare davvero al titolo negli anni a venire, se il motore dovesse essere competitivo e la macchina restarlo. Con i piloti che vedremo, non so se Alonso correrà ancora, però appunto potrebbe essere un grande passo avanti per il team inglese. Passando a Ferrari, confermati gli aggiornamenti, li vedremo scaglionati, bene questa cosa secondo me, evitare di portare un pacchetto di aggiornamenti complessissimo che poi se non dovesse funzionare sarebbe una catastrofe. Vedremo prima il nuovo fondo, in seguito le nuove sospensioni e in ultimo un nuovo concept di pance. Anche se dubito che si andrà in direzione completamente Red Bull, vedremo sicuramente una modifica alle forme delle pance attuali. In questo modo, in 3 weekend verranno stravolti alcuni aspetti della macchina nel tentativo di recuperare il gap prima da Mercedes, ma puntare a recuperare possibilmente anche quello da Red Bull. In questa direzione, molto bene le parole di Vasseur, da quanto si è capito, avrebbe ottenuto pieno appoggio da parte del team per investire ulteriori risorse nell'assumere ingegneri, personale. Molto bene, si sta puntando a rimodernizzare il team, certo. Difficilmente si vincerà quest'anno, ma ripartire con un team quasi da zero ti permette di puntare molto bene sul lungo periodo. Quindi ben fatto Vasseur. Ok ragazzi, questo era quanto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché adesso verranno altri video. Non so se già domani o dopo, comunque avevo presto un altro video, quindi voi iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Alex Cole.